In occasione del 25 aprile a Castellamonte sono state inaugurate le pietre d'inciampo. Sì, un'iniziativa nata in sinergia tra l'amministrazione e diverse associazioni castellamontesi, proposta della Memoria Viva e Terra Mia, che come sempre fornisce ricerche storiche. Sono stati individuati tre nomi di castellamontesi che furono deportati a seguito di un rastrellamento. Furono raggruppati nella palestra che una volta sorgeva in Piazza della Repubblica e purtroppo i tre nomi che oggi ricordiamo con la posa delle pietre d'inciampo non fecero più ritorno. Le pietre d'inciampo sono un progetto mondiale nato dall'idea dell'artista tedesco Günther Demnig e siamo il primo comune nell'area dell'Alto Canavese a fare questo tipo di installazione e speriamo di essere da esempio per tutti i comuni limitrofi.